Allora, io intanto volevo ringraziare il sindaco di Viterbo per lo straordinario segnale di civiltà e di educazione e rispetto nei confronti della famiglia Manca, perché evidentemente per lui queste sono discussioni da bar, visto che si è premurato a salutare la famiglia Manca all'interno di un bar qua a Viterbo e ha liquidato la questione dicendo che lui aveva da fare, aveva una riunione in comune. Beh, io credo francamente che il signor sindaco farebbe bene a farsi un nitido esame di coscienza, semmai ne dovesse recuperare una, per cercare di considerare che ci sono delle questioni che sono prioritarie. Posso anche immaginare forse una certa ignoranza rispetto ai fatti, però questa poteva essere una buona occasione per lui per istruirsi rispetto a quello che è successo nella sua città e che evidentemente sconosce e forse vuole continuare a sconoscere. Io, contrariamente a quanti a chi ha detto fino adesso, a chi mi ha preceduto, io conoscevo Attilio, perché io e Attilio eravamo compagni di scuola, e abbiamo frequentato lo stesso liceo, lui era 2 anni più grande di me, quindi ho conosciuto Attilio, i miei non sono fatti riportati. Posso testimoniare non solo l'educazione, la discrezione e la bravura, oltre che la bellezza, visto che è un ragazzo bellissimo, straordinario a scuola. Al liceo lui era un po' ritenuto l'idolo di tutte le ragazze. E quello che mi ha colpito nel corso di questi anni è stato l'approccio con cui i barcellonesi hanno affrontato la questione. Ma mi ha stupito, in realtà non mi sarei dovuta stupire più di tanto perché l'ho già vissuto sulla mia pelle. Però mi ha stupito e devo dire che ho capito adesso perché questo omicidio è stato compiuto a Viterbo. Perché c'è esattamente lo stesso virus, non c'è nessuna differenza, c'è una ignoranza voluta, una strafottenza unica. Accompagna evidentemente questo tipo di situazioni. Io dicevo che mi ha sorpreso Barcellona perché semmai ce ne fosse stato bisogno, però i barcellonesi hanno dato ampia prova di come è facile invertire i fatti, e siccome sia stato facile, quantomeno forse loro pensano possa essere stato facile, offuscare quella che è stata anche la realtà, coprire e nascondere dei fatti che sono realmente accaduti. Per cui quando io sentivo parlare Augusto Mirabile, gli ho sentito fare alcuni nomi, inevitabilmente la mia memoria è tornata indietro nel tempo, quando frequentavo il liceo, vi dicevo prima, e c'erano le classi più grandi, appunto le terze liceo, che erano andate a fare una gita scolastica in Spagna. E durante quella gita scolastica in Spagna, pensate che cosa potrebbe portare mai un liceo di una provincia Babba, perché significa scemo. Un liceo come quello di Barcellona Pozzo di Gotto, il liceo Valli, pensate quante scuole, no? Magari nei mesi primaverili si accingono a fare le gite scolastiche in tutta Italia, migliaia probabilmente, eppure solo una è stata in grado di attirare l'attenzione delle più alte cariche dello Stato in quel periodo, perché ha dovuto intervenire immediatamente perché nell'ambito di questa gita scolastica, alcuni di questi ragazzi si erano adoperati per attirare, appunto, per fare qualche casino e per attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e soprattutto per attirare l'attenzione delle istituzioni. Che cosa è successo? È successo che le terze liceo di quell'anno si sono recate in Spagna, se non mi sbaglio, quell'anno in gita scolastica, no? Si recarono lì e misero praticamente sotto sopra l'albergo nel quale dormivano. E poi, quando si sono presentati in aeroporto per fare il rientro in Italia, durante una perquisizione, sono stati fermati alcuni ragazzi. E a questi ragazzi è stata trovata della droga. Uno di questi era proprio il figlio del professore Castanotto. Guarda caso, la persona che citava poco fa, Augusto Mirabile, uno di quelli che si sente al di sopra di tutto e di tutti, e io ricordo che intervenne
l'allora ministro dell'Interno direttamente per cercare di porre fine a questo, che era uno scandalo se vogliamo, e che ai tempi fu visto un po' come anche probabilmente in Italia è facile nascondere i fatti o comunque gridare allo scandalo, per cui probabilmente in Spagna non erano abituati, si sono ritrovati le istituzioni italiane che bacchettavano le forze dell'ordine spagnole che erano intervenute per bloccare dei ragazzi che avevano della droga all'aeroporto. Quindi questa inversione, siccome proprio il professore Castanotto credo che più volte si sia adoperato a Barcellona e non solo per dire che alla fine Attilio Manca era un eroinomane, beh, io gli vorrei ricordare questo passaggio. L'unico dato di fatto che c'è, se qualcuno è tossicodipendente, quello era suo figlio, perché è stato provato purtroppo, ahimè per lui, dalle forze dell'ordine spagnole, dall'intervento di quello che ai tempi era il ministro dell'interno. Quindi questa è la dimostrazione di come in quel contesto riescono davvero ad invertire fatti, ruoli e situazioni. E devo dire che mi ha stupito, però ripeto, è una sorta di abitudine, l'atteggiamento che è stato portato avanti in questi anni nei confronti della famiglia Manca. Io ero abituata, perché comunque morto mio padre, il problema non era chi aveva ucciso mio padre, il problema era mio padre che aveva dato fastidio. E nel momento in cui noi siamo andati via da quel contesto territoriale, pensavamo fosse arrivato il momento di mettere fine a determinati pettegolezzi, determinati contesti. Quando poi io ho conosciuto i genitori, io conoscevo i genitori di Attilio, ma in maniera molto superficiale, conoscevo Attilio e conoscevo Gianluca perché qualche volta ero andata a casa mia a studiare, a prendere dei libri. Però io ricordo che maggio 2004 io ricevetti una telefonata e dall'altro lato del telefono era la mamma di Attilio che mi si presentò e mi disse appunto che ha avuto il mio numero di telefono da altre persone, da amici comuni, si presentò e io la prima cosa che le domandai fu: oh, signora, sono molto lieta, come sta Attilio? Io non sapevo assolutamente nulla della sua morte. E a quel punto la mamma mi disse, Angelina mi disse: no, è morto, Attilio è morto, e la sto chiamando proprio per questo, perché qualche mese fa Attilio fu ritrovato nella sua casa a Pitelli, e cominciò a spiegarmi tutto. Però c'era una paura mista a delicatezza che gli impedì di andare avanti, per cui concordammo di vederci fuori da Barcellona. Loro stessi mi chiesero di incontrarci fuori, perché se avessero visto loro con me avrebbero potuto immaginare che cosa avremmo potuto fare o che cosa potevano loro aver in mente di fare. Per cui ci incontrammo a Patti e in un bar, e loro cominciarono a raccontarmi questa vicenda. E quando io ascoltavo, li sentivo parlare, non nascondo che avevo davanti comunque due persone di una certa educazione, di una certa delicatezza, e sentire quello che loro mi stavano raccontando aveva veramente dell'incredibile. Per cui a volte quando si ascoltano queste storie mi rendo conto che si rischia di perdere un attimino il senso dell'orientamento, perché non si capisce dove inizia la realtà e dove finisce la realtà. Si pensa che ci possa essere una porzione di amplificazione dei fatti. Per cui io, quando loro mi raccontavano questa cosa, io mi calai immediatamente in quel contesto, perché per me non era un contesto nuovo, ovviamente. E davanti a quella richiesta di aiuto, io ricordo che Angelina mi disse: guarda, se vuoi verifica, ti mandiamo degli atti, delle cose. E io dissi: ma che devo verificare? Io ci sono passata, so di che cosa stiamo parlando. Per cui promisi loro la mia più totale disponibilità e un aiuto immediato. Cosa che ho sempre cercato di fare, ma non perché era una, come dire, qualcosa, non lo facevo perché l'avevo già vissuto, lo facevo perché lo sentivo. Sentivo troppo forte quel legame e quella condivisione, e soprattutto sapevo che loro stavano passando quello che avevo già passato tanti anni prima,